Peppe Linares è il capo della squadra mobile di Trapani. È soprannominato il cacciatore. È il capo dell'unità operativa che negli ultimi 10 anni ha catturato più latitanti. Provenzano probabilmente non si prende, al di là di tutte le difficoltà tecniche, giuridiche e ambientali che vi sono nell'approccio investigativo alla sua cattura, fino a quando non si trova, non si prende fino a quando non si comprende che la cattura del latitante non è fine a se stessa. La cattura del latitante deve essere sempre accomunata allo studio dell'humus dove il latitante si trova. Perché questo studio non è mai sterile, è sempre produttivo, consente comunque di fare terra bruciata con degli arresti attorno alla latitante fine solare. Il nucleo prevenzione crimine della Pisa Como 24 con 3 unità, il capo pattuglia. Va bene, con l'ispettore Minardi, operativa alle 4. Le sarà tutto, va bene, molta luce. Genna Gaspari, allora, ispettore Fortunato. Con la Pisa Como 10, assistente Giacalone Antonino e Marco Ruggeri. Lo scout è Bassalmo Santo, c'è scritto un libro. Sì. Lo andare a prendere fuori, gente Spezia, gente assente Paione, non professore di Imine, Pisa Como 25. Sì. Prego, potete andare. Va, entra. No, Pisa Como. Allora, Pisa Como 21 qui. Ma lei deve restare qui, io lo so. Per cortesia date disposizione, soprattutto ai comandanti, non vorrei vedere personale, soprattutto voglio il piantonamento agli arrestati. Al termine dell'operazione, quando l'ispettore Gus avrà il quadro completo della situazione, riscortiamo tutti insieme, tutti i vivaggi coinvolti, al Pagliarelli e Ucciardone. Poi vi dirà lui in che sequenza e con quale combinazione. Domande generali ce ne sono? No? Va bene. Sappiamo se hanno armi legalmente detenute in casa? Attenzione alla dove Vincenzo. No, Vincenzo spara. Sì, pronto. A posto? Santo cammino. Va bene, avevo lui. Ma adesso una. Uno di questi due abitanti. Comunque alle 4:30 già. Una media già è buono. Oddio cosa fa. Sì, a posto, quindi. Va bene, ok. Va bene, perfetto. Ok, ok. Alessio. Diciamo prima che li chiamo a tutti. Enzo. Maurizio, come lei? A posto, ok. Maurizio, buongiorno. No, già. Ehi, Gaspar. A posto? Chi se ne manca? Che è importantissimo. Chi se era quello che se l'era scappottato? Che ha messo la statua dei padri Pio in giardino. Sì, chi se l'era scappottato, veramente. Piazza Santi, piange, la statua dei padri Pio, piange. Usa che piange, no? Giacomo. Babbo, ingrassia positivo, vabbè. Ingrassia positivo pure? Ah. Vabbè, mi raccomando. Abbiamo una media altissima, 4:27. Ah, stiamo andando avanti bene però. Ho capito. Problemi Davide. È stato avvisato che significa che se n'è andato? Negativo, quanto è negativo? Devo un dolore. Positivo o negativo?
Ok, ok. Va bene, aspetti che passo l'altro dirigente, no? Niente, ha chiuso. Praticamente dice che questo qua ha dormito da un'altra parte, entrata di spugia. Ci vanno? Perché lì hanno inventato una scusa e dice che lui sta venendo lì, è stato avvisato e sta andando a casa. Però fino a chi va? Dove c'è? Stai a casa la pianta. A casa la pianta. Può darsi. Ci sta provando questo. In circonvalazione. Potrebbe essere invece circonvalazione della zita. Ma io non può, va. Va bene. A sinistra. Ma alle 4 a casa della zita sta. Segna 2000. Proviamo. Chiudete la porta? Dove state? Quanti avete preso? Fra detenuti e liberi manca solo una persona. Cioè sono in tutto quanto? 35. La cattura di Vincenzo Virgo è il frutto di 3 anni di grossi sacrifici investigativi, di grandi approfondimenti in una zona aspra sotto il profilo mafioso. Iniziò per questo secondo filone di Crosper il 5 marzo del 2002, quando Concetto Mariano decide di collaborare con la giustizia. Ci racconta anche che tutta Cosa Nostra Varsavese, tutta Cosa Nostra Varsavese, si divide per la ricerca del consenso elettorale in favore di più candidati. Da quel momento partono indagini assolutamente complesse, ci muoviamo, come è facile immaginare, in terreni assolutamente franosi. Siamo quindi nel 2002, il codice ci consente 2 anni di indagini per fatti che hanno a che fare con la mafia, quindi sono... Arriviamo al 2004. In questo tempo noi riusciamo a raccogliere le indagini, riusciamo a fare, ad abbozzare un'idea di delega rispetto a certi punti che devono essere accertati per verificare la tenibilità del colloquio della giustizia, e deleghiamo la polizia giudiziaria, deleghiamo il dottore Linares e i suoi fantastici ragazzi a farle quelle indagini. Io ringrazio tutti e allora mi inserisco per raccogliere il ringraziamento della Procura e lo faccio mio di vero cuore agli uomini della scuola mobile di Trapani e del commissariato di Marsala. Li hanno ribattezzati in tutti i modi, da ultimo anche gli uomini della compagnia dell'anello. Speriamo che non ci sia nessun oscuro signore da qualche parte. Non sono hobbit, sono anche abbastanza belli. Ritengo che abbiamo fornito alla magistratura preziosissimi elementi probatori. Una volta tanto, probabilmente, paradossalmente, è il collaboratore che viene a riscontrare un'intercettazione che è un documento assolutamente inoppugnabile, storico, irripetibile, perché effettivamente attesta come Cosa Nostra abbia effettuato delle riunioni dove pianificare il tentativo di aggressione al sistema elettorale di cui i magistrati parlavano. Anche a Trapani si combatte una lotta senza quartiere contro dei nemici invisibili, perché non sono visibili. Speriamo che non si decidano a mettere bombe come facevano fino a pochi anni fa e non tornino a farlo, e questa lotta va combattuta da poliziotti altrettanto invisibili. L'unità investigativa non deve essere neanche molto. Quanti siete? La sezione antimafia, che lavora sui 4 comandamenti, è di 25-26 unità, più 2 funzionari della divisione. Quindi una parte del lavoro è proprio la parte del lavoro, il 50%, è il monitoraggio di tutti i siti dove i soggetti possono verificare azioni criminali. Un'indagine si sviluppa con non meno di 40 intercettazioni telefoniche, 15, 16, 20, 30 intercettazioni ambientali, per 2-3 anni. È logorante
un omino con la cuffia che deve seguire 3-4 persone, deve seguire tutto questo sistema ogni giorno, si distrugge, deve riconoscere le voci, i suoni, le movenze, il carattere di quelle persone, deve vivere con loro. Dove si nasconde ora Bernardo Provenzano? Questa è la parte della Sicilia dove Bernardo Provenzano cela la sua latitanza. Provenzano è un vero maestro in questo. Lui è un maestro della mistificazione. Non permette che i suoi collaboratori incrocino le informazioni su di lui. Si è costruito una rete di 3 o 4 complici incensurati. Non vede praticamente nessuno, nemmeno la sua famiglia che abita a Corleone e che lui non incontra quasi più. All'interno di questa zona, che si estende da Palermo a Trapani ad Agrigento, ci sono dei covi caldi, cioè dei casolari dove Bernardo Provenzano è stato con certezza e quindi vi potrebbe ritornare. Qui abbiamo piazzato le nostre microspie e attualmente i miei uomini sono all'ascolto 24 ore su 24. Non ha mai posseduto un cellulare, non ne ha mai utilizzato uno. Per comunicare usa un sistema antico, quello dei pizzini, cioè dei fogli di carta su cui ci sono scritte delle informazioni. I pizzini passano di mano in mano, di città in città, attraversano mari, oceani, un sistema lento ma efficace, un sistema inventato da un vero genio del male.